A Zoro, a Zizzozzo, a Zizzozzo, 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 sì, Zoro. Oddio, ma è tutto... We have a problem. Merda. We have a problem, guys. We have a problem, guys. We have a problem, guys. We have a problem. Ok. Tutto trafilato, madonna. Tutto sminchiato. Via. Gioca da solo. Oh. Lo click o non lo click? Certo che lo click. Oh. Ah, ok, a posto. Ah. Signori, ultimo video finale, live finale. Bene, bene, bene. Io direi senza indugio su Segugio, iniziamo, continua storia. Bando alle ciance, ciancio alle bande. Siamo persi significa. tra i monti. Che ti aspettavi? Caviale e champagne? Non è un menù da luna di miele, certo. Non ho insistito io per fare arrampicata su ghiaccio. Arrampicarsi è rilassante. Che c'è? Quello che mi è servita, non lo so, aveva uno sguardo strano. Ma dubito che da queste parti veda molte ragazze come te. E che non puzzino. Cosa vuol dire? Ha detto delle cose strane. Del tipo? Fa niente, andiamo. No, davvero, dimmelo. Ha detto che non sarò mai più felice quanto ora. Che vorrebbe dire? Non gli credi, vero? Ovvio che no. L'unica cosa che voglio, Rach, è renderti felice. Ovunque saremo e qualunque cosa succeda, cercherò di farti Frase. sorridere. Visto? Te l'ho detto. La prossima volta fischia e correrò a difendere il tuo onore. Oh, come il mio fedele cagnolino. Semper fi. Sta per sempre fedele. Sono in grado di difendermi da sola. Ora togli i piedi dal cruscotto, in civile. Oh merda. Ma poi Little Hope era. Little Hope era. No, vabbè. Eric. Oh, Eric. Wow. Jason, ci sei? Bomba, bomba, bomba. Bomba. Che cazzo? Ti ha aiutato ad arrivare a fine mese. Buonasera, ma sei ancora qui a lavorare, barbone? Che bastardo, veramente. Ogni mese sempre più stronzo. Io chissà cosa succederà al dodicesimo all'anno. Nico,
volte all'anno ti meriti un premio, ti meriti qualcosa, hai capito? Ti meriti qualcosa, ok? E comunque... sempre inaspettato. Il Nico Nazionale... perché non posso... Ok, è impazzito il gioco. Vabbè. Ti pago le spese... Le spese della cosa, dell'università. Continua intanto. Bastardi. Dico, sono tutti vivi. Ma che roba, guarda là, tutti vivi. Nick, non ci speravo più. Non ci speravo neanch'io. Ah, no, dai, cazzo. Bene. Eric. Male, male. Ah, ok. No. Oddio. Lo stronzo. Eh no, eh. Oh, merda, non funziona. Cazzo fa a scaricarsi adesso? Via da qui. Anche tu, vieni con noi. Andiamo, Rage. No. Che brutto. Ciao, merda. Artu. No, scherzo. Cioè, metà del mio stipendio, no? Pazzo maniaco, veramente. Pazzo maniaco. La porta! Ma che brutto! Non c'è tempo, via da qui! Bravo Artu. Peccato che qua sta per spaccarmi tutti i personaggi, sto schifoso. Capisci che è più importante sta cosa che il tuo poker bocchinaro? Bevo, stronzo. Sì, bevo. Oddio. Pazzo. Che ci sono cose da fare. Poi alla fine. Ecco, punto. Cazzo, vogliono al telefono? Perché suona un telefono? Il telefono di casa? Vabbè. Via libera. Ci è mancato poco. Su, Marine, seguimi. Buono. Se n'è andato? Deve essere entrato in quel tunnel. È vivo! Jason è vivo! Forse non tutto è perduto, allora. Che cazzo è Jason? Basta, non ce la faccio più. È ora. Dobbiamo parlarne. E di cosa? Lo sai!
mettiamo le cose in chiaro. Non possiamo continuare così. Nick, senti. No, adesso senti tu! Se muoio qui, che si sappia che mi sono battuto da uomo, non da idiota. Oh. Rachel, tu avevi promesso di dirglielo al momento giusto. Oh, Darius! Digli la verità. Sconcertante. Il Darius nazionale! Il Darius nazionale! È lui! È lui o non è lui? Mamma mia, il Darione! Sì, che è lui! Wow, ciao Darius, come stai? Ti direi da tanto tempo che non ti vedo, ma non ti vedo ancora adesso, quindi non lo so, ma... Mi dica, come sta? Tutto bene? Tanto continuo qua. Non hai l'anello perché il tuo matrimonio è finito da un anno. È vero. È il momento. Cazzo. Ti ascoltiamo. Adesso. Proprio adesso. Sì, ora. Potrebbe già essere tardi. Va bene. Intanto. Eric. Sad story. Rivelazioni. Tu e io. Avevamo qualcosa di speciale. Ma ormai è finita da tempo. Lui. Tu scegli lui. Non si tratta di scegliere, ma di capire cosa è meglio per me. Io sto bene. Voglio una nuova vita. Posso dartela? No. Non puoi. Dopo la separazione, avevo perso ogni speranza. Nick lo è. Cazzo. Ah, niente, lavoro e sto una favola. Come puoi farmi questo? Sei mia moglie! Non ci siamo visti per un anno intero. Le cose cambiano. E così anch'io. Non sono più chi hai sposato. Cazzo però, eh. Hai tagliato la corda e mi hai lasciata. No, c'ha ragione. È questa la tua idea di supporto? Ma poi dopo un anno intero noi non si vedono. Cioè, è dura. Senza rancore. Tu stammi lontano. Dai, che stronzo. È tutto inutile se moriamo qui. Per me non è inutile. Troviamo Kolchak. Poraccio, ha perso la moglie. Signori, in tutto ciò, Jason, non mi ricordo manco chi sia. Ah, ok. È insieme a Jamil. Jamil è il mio personaggio preferito. Ne ho visti di posti di merda in vita mia, ma questo li batte tutti. Sembra che non ci seguano. Vuoi che li aspettiamo, oppure... Fa poco lo spiritoso. Andiamo. Ok, torcia. Non serve la torcia, signori. Esamina. Vediamo un po'. Diario. Registro dei reperti 3. Ok. Vediamo un po'. Ipotesi che il tempio servisse da un luogo sacrificale. Da luogo sacrificale. Ok. Sì, insomma, un tempio sacrificale. Niente di nuovo. Tutto come sempre. Tavoletta di argilla, bla 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 da 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 da. Non so, vabbè, indizio di sto paio di palle, però va bene. Va bene, continuiamo. Allora, qua mi sembra che non ci sia molto da vedere, eh? Che cos'è? Un bozzolo? Quelle creature sembra vengano da qui. Puzza di formaldeide. E da quando sei anche uno scienziato?
In America non studiate scienze a scuola? Meglio non toccarlo. Ma non lo tocco, tranquillo. Oh, cosa da scoprire. E cioè andiamo subito. Taccuino. Appartiene a Randall Foxon. Forse può dirci qualcosa di utile. Ne un po'. Non l'ha aiutato. Ah! Merda. Bello! Dio, che cazzo si fa ad avere un libro senza pagine? Imbarazzante. Oh, ma qua? Ma è pieno di cose. Ah, ok. Interessante il bro. Oh, questo? Mary Hodgson. È la moglie. Deve essere la moglie. Eh sì, è la moglie. La loro storia non è finita bene. Dimmi. Non posso finire così. Allora, parliamone. Martina ti scuoia viva. Cioè, se facessi pelato, veramente, cioè, t'ammazza. Cioè, ingaggia, non so, un cecchino, un qualcosa. Una volta distrutto il tempio e mia moglie saremo... Le devo almeno questo. Il mio orologio così squeltrato, bla 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 bla. Wow. È stata tutta opera di Lady Bradshaw. Sapeva sin dall'inizio cosa c'era qui. Ci ha condotti da loro. L'ho trovata di sotto, china sul corpo assassinato di Fanoiten. Si è voltata a fissarmi e non era più lei. La mia mano è scattata verso l'arma più vicina, un picchetto di ferro. L'ho pugnalata con la punta di metallo, trapassandole il cuore. Alla sua morte, empie grida sono riecheggiate nelle profondità della terra, come in risposta al sangue che le scorgava dal petto. È bravo lui. Ok. In tutto ciò, quindi lui è sopravvissuto un sacco. Cioè, è arrivato qua giù, ha ucciso quella là e ha continuato ad andare avanti. Bene, bene. Cos'è, una roba aliena? Il Makanda. Già, vorrei saperlo. Dai, ma che cazzo? Dove cazzo siamo finiti? Esagerato. Dove diavolo siamo? Sembra irreale. Appunto. Cioè, boh, un po' troppo. Questo è un castigo. Dio ci vuole punire tutti per i peccati commessi. Zain è tutto quello che mi resta. Quando mia moglie se n'è andata, mi sono dedicato a lui. Per non fargli mancare mai nulla. Cioè, ma non ha senso. Ma è partito tutto... Ma è che è partito tutto da una legge... Cioè, una storia normalissima, guerra. America e non mi ricordo che cosa. Ok. Boh, cado in un tempio sottoterra che era sotterrato, va bene. Boh, mostri. Ci sta, alla fine è un po' il classico. Ma adesso gli alieni.
C'è una roba, una mega roba aliena, tipo. Oh, vabbè, un po' troppo. Mio figlio è il mio orgoglio. Andrà a Londra, all'università. Se smettesse di rubare... Mi manca da morire. Hai la coscienza pulita, Jason? Dai. La zona verde. Il checkpoint. Checkpoint? Nick e io eravamo nel traffico. Il checkpoint aveva già subito attentati. C'era una donna. Portava una borsa. Cazzo. Male. Dimmi. Le ho ordinato l'alt. Forte e chiaro. Ma niente. Avanzava e basta. Io... dovevo scegliere. Nick... le ha sparato. Che c'era nella borsa? La spesa. Merda. Ma non capisco. Perché non si è fermata? Non mi ha sentito. Aveva le cuffie nelle orecchie. Tutte stronzate. Non volevo onorare i morti. In realtà, la mia vita era un po' allo sbando. Così mi sono arruolato subito. Ognuno ha i suoi motivi, non devono essere profondi. Profondi, eh? L'11 settembre, io ero strafatto, cazzo. No. Ho scoperto tutto la settimana dopo. Ti sembro profondo. Non so neanche che ci faccio qui. Boia. Tu servi il tuo paese. Quella donna aveva una famiglia. Amici. E la vita davanti. E noi le abbiamo tolto tutto con un colpo. Ma che cazzo. Ti vedo pensieroso. Stiamo lasciando che le cose accadano. Forse dovremmo prendere l'iniziativa e farle accadere. Bomba, sì. Che hai in mente? Entriamo là dentro e cerchiamo un modo di far male a loro. Quegli stronzi hanno cercato di fotterci il cervello. Di farci fuori. Ma noi due siamo ancora vivi. Inizio a credere, Salim, che riusciremo a uscire. E rivedere il sole. Pensi questo davvero? Urrà! Urrà? Ma cosa sarebbe quel verso? Roba da marine. Ah, sì, quindi infatti. Sono anche io un marine? Adesso non esagerare, ok? Ok. Ehi, qualunque cosa succeda, conta su di me. Resteremo uniti. Bene. Sì, cazzo! Bello. Oppositori che diventano alleati e poi amici. Bomba. Coppia migliore del gioco. Veramente, coppia migliore del gioco.
Vabbè, dai. Che cos'è? Non so, tre ore che sta durando sta cinematica, ne posso più, veramente. Quando è che si gioca? Dai! Veramente, Fatemi giocare! Stiamo vicini. Vicini, vicini. Oh! Esploro l'ignoto. Ma già là in fondo c'è qualcosa. Penso sia da qui che vengono quei mostri. Giusto. La domanda è: dove diavolo sono? Guarda, non l'avrei mai detto. Una roba aliena. Quindi lì c'è qualcosa. Di là sembrerebbe niente. Andiamo di qua. Ah, ok. Salim, vieni qui. E che ne pensi? Questo posto potrebbe essere sepolto qui da migliaia di anni. Queste non sono creature di Dio. No. Forse però stiamo sbagliando la prospettiva. Che vorresti dire? Forse siamo noi gli intrusi. Così, dai un'occhiata. Ma? Sembra musica. Strano dispositivo portatile che emette un accordo sonico quando viene toccato. Apparentemente le creature disponevano di una tecnologia avanzata per creare congegni. Ma che cazzo? Ma stiamo scherzando? La musica è parecchio diversa. Ok, non una musica. Un linguaggio, forse. Hai visto quei figli di puttana? Non sembrano dei gran chiacchieroni. Infatti no. Non dobbiamo sottovalutarli. Guardati intorno. Sono creature intelligenti. C'è muschio dappertutto. Sbaglio, sembra vivo. Posso arrampicarmi di nuovo? Ah, lol, ok. Ma è una leva, tipo. No, non Salim, ha senso sta cosa. Vieni a vedere. È uno di quei cosi, ma più vecchio. Antico. Non mi sembra vivo, e a te? Toccalo. Beh, toccalo, apparentemente tu. Morto. Fifone. No. È un coglione. No, sono fresco. Sono un coglione. Hai visto anche tu? Certo che ho visto, cazzo. Quella creatura è fossilizzata. Deve essere vecchia di milioni di anni. Mi sa che era inutile comunque schivarlo, quel coso. Qua non c'è niente. L'acqua, vabbè. Quanto
quanto saremo in profondità. Ma chi lo sa? Ma questo? What? Ma che cazzo? Porca merda. Guardalo. Guarda l'armatura. Sembra uscito dritto dalla Bibbia. Eh? Oh! Merda! Hai visto? Credo sia vivo. Impossibile. Qui dentro tutto è possibile. Porca puttana. Possibile sia ancora vivo, col cranio aperto a metà. Il liquido deve aver preservato il corpo, il cervello. Che facciamo? Non possiamo lasciarlo così. Io lo lascerei lì. Credo che ormai sarà abituato. Dico davvero? No. Il rumore attirerebbe i vampiri. Faccio io. Ma io lascerei lì e basta, onestamente. Ok. Ok, torcia sempre la mano. Ma non si sa mai. Che non incontriamo qualche... Secondo me sta roba comunque, boh, invia segnali, fa cose strane. Non è lì per caso. Non ha senso, se no. Oh, ah no, vabbè. Di nuovo, però. No, stavolta non li ho triggerati. Oh. Non c'è niente, quindi immagino neanche qua. No. Oh, ma Salim è un boss. Salim è proprio un boss. Proprio un boss, mamma mia. Oddio, ma che... Ma è enorme. Ma che razza di visuale gigante ho, aiuto. Ma è successo comunque. Ah, è veramente enorme sto posto. Mamma mia. Ma sono pipistrelli quelli là in fondo sullo sfo. Salim. Che cosa c'è? Mi sa che abbiamo fatto bingo. Oh merda. I fulmini? Non è normale. Quello sembra che si stia per svegliare da un momento all'altro. Ecco. Piano. Ok. No, dai. C'è tutta sta roba è sottoterra.
No, qua butta male. Qua butta malissimo. Ma... cioè, se io ci ripasso... ma quindi forse è fatta apposta che non ci devo passare? Non lo so. Cioè, quindi si faccio qua? Ok, non ci dovevo passare. Ah, niente, è finita. Figlio di puttana. Oh. Oh, grandi. Bomba, 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 sono tutti riuniti, bomba! Via! Bombissima, cazzo, bombissima. Vai, Salim! Siamo tutti tuoi, siamo tutti tuoi, siamo tutti tuoi! O sia, o sei tutti noi, tutte e due. Merda, Nicky! Sei arrivato come la cazzo di cavalleria. Ti credevo morto. Non ancora. No, no, dai. Non hai una bella cera. Ma muore anche lui. Ho sniffato un vampiro morto. Un vero sballo. Che coglione. Colonnello, ce l'ha fatta. Strisciare in quel tunnel è stata una pessima esperienza. Bello rivederti, capo. Dammi la mano. Per fortuna sei qui. Questo posto. Cioè, guarda che roba. Quel ricercatore è arrivato fin qua. Assurdo. Dove siamo finiti? No, dai, no. Ok. Tutto ok. Ci serve un piano. Fottiamo quei bastardi e andiamocene. Bello. Bel piano. Mi piace. Sergente Kay, che cosa ci resta? Vediamo. 8 caricatori di 5,56 FMG, 3 esplosivi da 40 mm, un paio di pistole da 9 mm, 4 caricatori in tutto. Li faremo bastare. No, è un panetto di composizione C4. Beh, e la torcia UV? È malmessa, ma la riparo. Un minuto. Nel complesso non basta. Abbiamo anche questa. Sì, vabbè. È vecchia, inaffidabile. Dovremmo accontentarci. Le micce sono andate, ma possiamo innescarla con il C4, sperando che faccia ancora danni. I vampiri provengono da quei bozzoli. Quanti generano in quella grotta? Migliaia, probabilmente. Sì, li facciamo esplodere. Ne bruciamo più che possiamo e ce ne torniamo in superficie. Che ne pensi, sergente? Urrà! Vabbè. Bello lui. Non gli lascerò portare una pistola. Ormai la situazione è cambiata. Ora combatteremo uniti. No. Se hai ancora il kit medico,
È il momento di usarlo. Non c'è molto. Posso medicare solo una persona. No. I giornali andrebbero a nozze con questo. Anche i nostri amici esplor... Salim è rimasto ferito. Nick ha usato il kit medico per farciare le ferite di Salim. Però, aspetta. Ok, molto bomba come cosa. Però, ha fatto vedere che... sia lui che... cioè, sia Nick che Salim erano feriti. Quindi ha deciso di salvare... cioè, ha deciso di curare Salim anziché se stesso, questo? Sono stati qui. Sembra perlustriamo la zona prima di proseguire. Fatto. L'hai riparata, ok. Ah, non volevo... vabbè. Coraggio, ti aiuto. Non serve. L'ho fatto altre volte. E io ho imparato a fare da solo. Mi dispiace. Fatemi lo seguire. Rach, aspetta. Dai. Scusami. Sei sempre stata più brava di me con questo. Se hai bisogno, ci sono. Ok. Vediamo un po'. Alla sono. Bel foglio. Nota del satore di CS. Picconi, fune. Lampade ad arco. Qualche di maschera antica. Perché ci teneva tanto? Tutto solo per queste tavolette. Mamma mia. Quindi alla fine ma niente, è contro tutto. Ehi, qui. Ho trovato qualcosa. Eccolo. Questo è interessante. Stanno arrivando, devi finire qui. Se avrò tempo, usare i miei ultimi istanti per lettare questo diario su... Trovata tra le macerie, può servire da avvertimento a chiunque. Le ossa di questo tempio sono insanguinate. Abbiamo messo piede su una riva sconosciuta e risvegliato un male antico. Una blasfemia che si manifesta in forme e nature indescrivibili. Per millenni abbiamo vissuto come bambini, ignari degli orrori che riposavano nel sottosuolo. Ora abbiamo spalancato di colpo le porte della follia. Temo di non farcela, ma non posso esimermi. Sigillerò questo luogo per sempre, per tutta l'umanità. Mary, mi dispiace. È morto poi. È morto così. Lo scienziato ricercatore boss. Ok, si era buggato. Nessuno è sopravvissuto. Esatto, sono tutti morti. Comunque si era buggato. Interessante sta cosa. Caccia la vittima, introduzione del parassita, gestazione del parassita, morte dell'... Oddio, no, aspetta un attimo. Caccia la vittima. Esatto, l'introduzione del parassita. Gestazione, morte dell'ospite, sopravvento... No, che brutta cosa. Cioè, praticamente è come infettano gli stronzi. Quanta roba che c'è da guardare. Thank you.
Dio, canaglia. Cioè, sta roba qui è del... No, dai, vaffanculo. È di... è del nuovo. No, che due coglioni ste cose. Praticamente questa roba qui che si è appena... che si è appena vista. Ok, è questo. Ma perché poi è così figo? Ah, tipo il principale? Ok. Vabbè, praticamente questo qui non c'entra un cazzo col gioco, è del prossimo... È grande Dariusus! Sì, esatto, è di Devil in Me. Vaffanculo, che cazzata, veramente. Che cazzata. Sti product placement bocchinari. Vabbè, comunque è bella, perché sarà il prossimo che porterò, ovviamente. Tanto vediamo qua. Note. Mentre cosa scoprì le tagli sulla lingua musicale di queste creature, lol. La mente si domanda, come sono arrivate qua? Mamma mia, che roba. Come in un gioco che fanno sparare. Sì, esatto. Anche... ah, sì. Anche Little Hope c'era una scena di sta qua che cadeva dalla fune. Qua però... boh, parlo con... Sei sicuro con funzioneranno? Sicuro. La storia tra te, me e... Dimenticala. Ma dico solo che... No. Libera la mente da tutto ciò che non è la missione. Wow. Solo così sopravvivremo. Beh, è del tal punto. Di qua? Ah, cazzo, devo parlare, vabbè. Non ci ho pensato. Oh, sta cantando. Eh sì, Stai bene? Eh sì, Little Hope già portato in live. Ma... lo puoi trovare sul mio mitico canale YouTube Lucan Cat. Lo trovi... no, però se ne voglia... se ne voglia passaci. Dovrei averlo linkato... dovrei averlo linkato qua. L'ho fatto completo. Mi sa... ah, una live intera. Sono tipo 4 ore di video, madonna. Infinito. No, infinito nel senso... come live. Poi come gioco in realtà è il più corto. Non è durato veramente un cazzo. Ti dirò, carino. Il finale ti spacca il culo, perché dici no, vabbè, non ci credo. Quindi se vuoi guardatelo. Te lo consiglio. Hanno un significato. È una lingua basata su accordi, scale musicali, suoni. Mary era una pianista. L'ha decifrata. Ha capito che i simboli rappresentano le stelle. Lo vedi? Cetus. La balena. Ma è stato tanto lontano dal cielo. È un mistero. Secondo il diario, il dispositivo riproduce un'unica scala di suoni. Ma Mary lo studiava da sola. Penso ce ne sia un'altra. Mi dovrai aiutare. Che posso fare? Questa plancia è troppo grande per usarla da soli. Qualcosa, non so cosa, onestamente, ma va bene.
incredibile. Neri riteneva che queste creature fossero pacifiche. Comunicavano usando la musica. Loro provavano emozioni. Poi avvenne una tragedia. Il loro impero tramontò. La musica si interruppe e tra loro scoppiò la violenza. Cosa li colpì? Un'epidemia, la follia. Cosa li tramutò da architetti in assassini? Qualunque cosa fosse, li corruppe. Ora sono creature malvagie, animali, corpi morti, senza prede da uccidere. No, dai. Per cui dormirono, in attesa del nostro arrivo. Merda! Rachel! Oh, che schifo, cosa sta succedendo? No, dai. Rachel! Oh. Rachel, guardami. No. È infetta. Sì. È dentro di lei. Ah. Oh. No, vabbè. Una delle creature ha bloccato Rachel. Ah! Quando l'infezione è peggiorata, Rachel ha avuto una visione sul passato della creatura. Boh, minchia, che... che trippone. Ok. Ah beh, niente, praticamente questi qua sono alieni. E viaggiavano con questa navicella e bam, si è schiantato sulla Terra. Vengono dallo spazio. Non è casa loro. È un'arca. Fa qualcosa, sta diventando una di loro! Ti prego, Rachel, devi resistere! Cazzo. Sta uccidendo! Levito sofferenze! Tenetela ferma, cazzo! No. Possiamo salvarla! Ci sarà un modo, non possiamo perderla! È l'unico modo! Tienila ferma! La ucciderei come hai fatto con Clarice. Gesù, non farlo. Cazzo, forse è meglio farlo. Io devo eliminarti. No. Sono io, Jason. Ti prego, abbassa l'arma. Rachel, no! No, aspetta un attimo, ma... Volevi spararmi, ma sei impazzito! Sono l'unico che non è impazzito! Posso dire una cosa? Cazzo, dille e basta! Forse c'è un modo, il liquido nei bozzoli. Oh, merda, mi sa che so cosa hai in mente. Di che parla? Il fluido tiene viva la carne, ma blocca l'invecchiamento. E tu come fai a saperlo? Visto. Un uomo coperto dal liquido doveva essere morto, ma era vivo. Lo ha mantenuto vivo. Se ci immergiamo, Rachel, potremmo salvarla. Ma sei serio? È folle, non sappiamo che può accadere! Potrebbe impedire che si trasformi. Il bozzolo la proteggerà mentre cerchiamo aiuto. È l'unica speranza. Oh mio Dio. Ma lei? Non entrerò in un cazzo di bozzolo!
impazzita. No, 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 dai. Forse era meglio ascoltare il salire. No, ma se ne va anche via. Idea di merda che ho avuto. Ma che diavolo? No. L'ho persa. Troviamola prima che... Lei ci si è trasformato. Voglio morire. Fa culo. Arrivo, ragazzi. Fa culo. Dai, che pa... Cioè, il gioco mi ha offerto. No, ma posso... No, ormai è troppo tardi. Vedi quello che vedo io. Quegli ammassi sono montagne di bozzoli. Saranno migliaia. Se noi li facciamo esplodere, bruceranno. Merda, si schiudono. Dobbiamo muoverci, presto. Ok, ascoltate. Finora è stata dura. Abbiamo perso dei compagni. Abbiamo perso Rachel. Ma questa è l'occasione per vendicarci di tutto. Piazzeremo su quei cumuli tutte le nostre cariche e poi le faremo esplodere dalle moto. Appena saranno saltate, ci fionderemo fuori. Con un po' di fortuna, oltre a friggere qualcuno dei vampiri, creeremo un diversivo. Salim, pronto? Pronto. Vai, Salim! Perfetto. Sì. Diamoci dentro, gente. Dai, cazzo. Salim. Ok. Chi andrà a piazzare la dinamite? Fanculo, vado io. Sei pazzo. Andremo insieme. No, più si è, più è probabile che si venga scoperti. Prendi il detonatore, se non torno indietro... Nick! Se io non torno, fai saltare le cariche. Ma non anticipare troppo i tempi. Per tutto il tragitto, resta in contatto radio. E se la radio non prende? Lancio un razzo. Lo vedete e premete il detonatore. Torna presto e sta attento. Okay. Siamo tesi. Dai, cazzo, sembra un buon piano. Ti servirà. Di certo, grazie. Erika ha prestato la torcia via Nick all'ingresso della cripta dei bozzoli. Ok, sì. Perché c'è anche la puttana che, vabbè, non dovrebbe esserci più. Ok. Thank you.
laggiù. Ne ha davanti uno. A sinistra. Nick, alcuni bozzoli si stanno schiudendo. Devi muoverti in fretta. Merda. Primo candelotto piazzato. Passo. Che casino, cazzo, che casino. Destra o sinistra? A destra. Avanti. Madonna. No, il sangue. Il sangue della figlia di Nick ha risvegliato la Caltuff. Infatti, vedi, perché alla fine ha medicato Salima anziché Nick. Che bordello, cazzo, che bordello. Ok. Bam. 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 Ottimo. Se n'è andata. Però adesso c'è il figlio di puttana dietro di me. Oddio. Ma lì. Scelta. E mi ritiro. E ci vuole andare invece. Io ci provo. Vaffanculo, lui ci prova. Ma mi muore anche lui, 100%. Mi muore al 100% anche lui. È fin troppo facile. Che c'è? Sono in troppi. È spacciato. Oh, santo cielo. Aspetta. Che senso ha avvertirlo? Non può più salvarsi. Ma sì, invece, Club. Ehi, che vedete da lassù? Diglielo. Ti hanno circondato. Centinaia. Almeno hai le palle di dirmi la verità. Mi spiace, Nicky. Per questo. E per il checkpoint. È la guerra, Jason. Succede sempre. Chiudo. Ah. Porca.
Ancora! Oh merda. Cariche piazzate. Le ha messo ancora. Dobbiamo andare. Nick è morto. Non è morto con onore. Porca puttana. No, veramente. È ancora vivo? Non è vero. Ah no, lo uccide. Qualcuno mi riceve. Wow! È Nick. È vivo. Nick, conferma la posizione. Mamma mia! Sono a 200 metri dall'ingresso. Angolo 3:20. Ma... sono ferito. Aiuto. Merda. Madonna. Ah niente, muore così. Resisti, sergente. Stiamo arrivando. Dai, corri, dai, corri. Altre esplosioni? Ma che cazzo era? Non lo so. Nuketown? La madonna. Madonna, quanti sono? Jason, vai. Sì, scalalo, cazzo. Dove cazzo? Sì, uomo. Dove cazzo è salito? Ok, siamo tornati là sopra. No, Salim. Le cariche hanno funzionato. Mi sa che qui sta per venire giù tutto. Quello è Salim. È ancora vivo. Salim, rispondi. Ci sei? No, dai, Salim. Sono circondato. Si mette male per me. Vampiri. Vampiri ovunque. No, dai, Salim. Salim, sei tutti noi, cazzo. Salim! C'è poco da pensare. Se torniamo là sotto, moriamo con lui. È un uomo morto. Andiamo! No, vaffanculo, no! No. Quell'uomo non è uno di noi. Vado. Salim è uno di noi ora.
I Marine non lasciano i compagni. Senti, Salim. Dovessi morire qui. Dì a mio figlio che ho fatto il possibile. Glielo dirai tu. Vengo a prenderti. Dai cazzo. Ma che roba. Jason è tornato nella città per salvare Salim. Sì cazzo. Ok. Bam. Mamma! Mamma! Volete unirvi alla festa? Wow. Jason! Vamolo! Sì, cazzo! Dai, prendilo! Sì, vamo! Che diavolo, avresti potuto colpirmi! Ma lui è Salim! È impazzito! Andiamo via da qui! Mamma mia, Salim! Ah, minchia veloce, eh! No, cazzo, manca la puttana che si è trasformata! Qualche pipistrello non ti ucciderà. Ragazzi, è stata una cosa fuori di testa. Quei bastardi c'erano addosso. Ma io e Salim abbiamo sfondato in mezzo come se fossimo al Super Bowl. Ascoltate, non siamo fuori pericolo. Ma voi ragazzi, cazzo, siete i migliori. Anzi no, il meglio del meglio. E torneremo a casa. L'ha detto. Urrà. Vabbè, urrà. Vabbè. Urrà. Urrà. Beh, cringe. Ultimo capitolo? No, non è. Pensavo. Niente, è un cazzo l'ultimo capitolo. No, le funi. Su, presto! Io ti seguo! Minchia, scalare tutto quello. No, cosa cazzo fai? C'è qualcosa? Porcolo! No, vedi la puttana. Madonna, che brutta! Madonna, che brutta! Madonna, questa. Dai! Vai cazzo, bam! Ah, GG, è già finita allora. GG, cazzo, GG.
Rachel, mamma mia. Mi spiace. Ah, finita così. Ok, quindi... GG. C'è un'uscita, arrampichiamoci. Volano le cuffie. Oddio, la luce del sole. Che bello. Wow. 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 Ci sei ancora, fratello? Due superstiti! Possiamo finalmente tornare a casa, Marinka! Dropkick a Coyote 2. Prova radio. Passo. Qui Rino 1-5, ti ricevo. Siamo a 5 minuti da lì. Bello! Ma eravate finiti. Passo. Il suo portello era in zona... Vedi? Vedi? Grazie a letteralmente la cosa inizio partita. Cioè, questo è nel primo episodio. Erika ha accettato di coinvolgere il suo portello nella missione. Questo era all'inizio. Grazie a questo, a fine gioco, il suo portello era in zona quando i superstiti sono riemersi in superficie. Bomba! Perfetto. Ne siamo usciti vivi. Ce l'abbiamo fatta. Ehi! Guardati intorno. Ah, che pace. Oh, quei pastori saranno ancora qui intorno? Avranno una birra? Guarda qui intorno. L'abbiamo distrutto. L'eclisse di... Oh, non posso crederci. Cosa vuol dire? E quindi? Ma? Nelle baracche! Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Sigilliamo le uscite! Resisteremo qui! No, dai, non ha senso questa cosa, non ha senso. Non ha senso. 6 minuti massimo! Dobbiamo resistere! È troppo tempo! Non posso accelerare, la luna! Stanno sfondando! Dai.
Ciao Artu! Ti ho salutato prima, stronzo! Facciamo gli stronzi all'inferno! Guarda la manina! La manina! Allegro! Cluedo! Ce ne sono troppi! Merda! Ultimi colpi! Ora che cazzo facciamo? Oh! Lanciamo la monnezza! Cos'è? Le munizioni? Questi sono razzi! Accesi, li allontaneranno. Esatto. Madonna, che schifo! È stato bello conoscervi. Eric. Oh! Pazzo, pazzo! Ok, Nick. Vai, Nick. Oh! Oh, ok. Salim! Oh! Vai, tazzo! Tazzo! No, Jason! 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 Ok, bam! In testa! Ragazzo! Bam! No, ancora! Dai, Eric! Dai! Oh, male, male. Sole? Wow. A parte devastante. Questo è il finale. Finalmente. Ora finalmente. Cioè, veramente il gioco finale bastardo. Ho detto, dai, cazzo, è finita. No! 1-4, dimmi se vedi i nostri. Ti pare, ti pare. Là, squadra d'assalto. Portatemi subito via da qui. Libera! E Salim? Ah, ok. Posso.
superstiti qui. Uno è un prigioniero. Rientro alla base. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Bello, bello, bello. In libertà vissero i vivi e caddero i caduti. Niente male. Hai guidato alcuni dei tuoi protetti alla luce, mentre altri hanno ceduto alle tenebre. La sopravvivenza esige spesso un costo. Un costo che altri, a volte, devono pagare. Attenderò con ansia il tuo ritorno. Forse sceglierò una storia un po' più familiare questa volta. Ah. Un luogo dove passare una buona notte di sonno. Ma sappi che, ovunque sarà, non riuscirai ad andartene facilmente. A presto, dunque. Conosci l'uscita? Bello! Devil in Me? Spoiler? Big spoiler? Finita. Finita, cazzo. Finita. Sei in ritardo e sembri uno zombie. Io sono appena sceso da un aereo, e tu? E il volo? Film di merda, cibo di merda, posti stretti. Ti hanno messo in fondo? Vicino accesso. Ottimo. Il caffè era ok. È in muffin delizioso. Letto il briefing. In volo. Che dice il team di analisi? Sì, che conosco l'uscita. Il volo è un po' di disastro totale. On en a juste ramassé quelques-uns au râteau. Poveracci. E l'entità? Mai visto nulla di simile. Ah. Kolchek Jason, primo tenente, marine di ricognizione. Il meglio del meglio. O così dicevano. Cazzo! Quante volte dovrò ripetere sempre la stessa storia? Capisco, ma il comando deve chiarire alcune irregolarità. Quali? Non c'era niente di regolare! L'alleanza con un nemico, per esempio. Voi non c'eravate, cazzo! Quei mostri ci massacravano! Non importava chi fosse, ci serviva qualsiasi aiuto! Eh beh, c'ha ragione. Sono tornato in quell'inferno per salvare Salim! Quell'uomo valeva 5 di voi strozzi! Semper fi, cazzo! E Rachel King? Solo Dio può giudicare la fine di Rachel. Oh! Tenente Kolchek. Che brutta tosse. Abbiamo gli esiti della sua biopsia. Il nostro eroe di guerra non durerà a lungo. No, dai. Quanto gli resta? Il tempo delle analisi, spero. Quindi hanno collaborato con un soldato iracheno? Sì, una guardia repubblicana. Deve aver fatto colpo se Kolchek è tornato a salvarlo. Voglio proprio conoscerlo. Non risponderò finché non mi farete vedere mio figlio! Non è così che funziona qui. Non potete capire. Jason è tornato a salvarmi. Non vi dice niente? Laggiù, la vostra dannata guerra era conclusa! Vorrei parlare ancora delle entità. I vampiri. Fatico a credere che tu abbia ucciso uno di loro con quello. Se mi sleghi, ti posso dare una dimostrazione. Il team di analisi sta raccogliendo campioni in loco. È un macello là sotto. E la dinamite?
Non si sa come l'abbiano trovata. No, sono stanco. L'ho già detto. Era una città intera piena di mostri. C'erano dei bozzoli, migliaia di bozzoli. Quanti erano gli organismi ancora in vita? Troppi. Spero per noi che siano tutti bruciati. Questa storia ricorda Winterfold. Qui abbiamo il colonnello King, il genio del gruppo. Ha scoperto più di quanto sperasse. Quel che sappiamo sulla biologia non ha più senso. Questi esseri sono evoluti, sono più forti di noi, più intelligenti di noi. Se volete fare chiarezza, dovete prendermi sul serio! Nessuno di noi mette in dubbio la gravità della situazione. Di fatto, buona parte della squadra non ce l'ha fatta. E non lo dimentico. Parliamo di Kelos. Cazzo. Kelos. Puoi dire addio al sonno per un po'. Il parassita? Dov'è? Ancora dentro. Morto come lei. Hai già letto il suo profilo? Sì. Avrebbe fatto strada. Se non fosse finita qui. Cazzo. Confermato per domenica? Jennifer cucinerà cinese, confermatissimo. Non mi abituerò mai a questo lavoro. Perché dovresti? Almeno questo era circoscritto. Una piccola fortuna. Allora, che cosa ne pensi? Non ha importanza. Ciò che conta è controllare il flusso delle informazioni. Per il mondo là fuori, qui non è successo nulla. Wow. Bello, ci sta, bello, mi è piaciuto, bello. Bello. Spoiler del prossimo? You wanna know what it means to be a killer? Eh sì, eh. The most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. Ah. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Have you? Bomba! Season 1 finale. L'ultimo. E questo lo giochiamo prossimamente. Cazzo! Questo prossimo. Che dire, signori? Live bellissima. Finale. Bello. Questo gioco posso dire bello carino. Poi adesso carico anche il penultimo episodio, questo, sul canale YouTube, così goliardicamente, per chiunque se lo volesse rivedere. Enjoy. E niente, io direi, io stacco qua perché dai, non è durata troppo. Cos'è, un'ora e mezza? Onesto, non è tanto, però minchia, l'ho sentita tutta questa, l'ho veramente sentita tutta. Signori, bella, grazie per il supporto, Darius. Mua, stammi bene, cazzo, stammi bene. E non ti preoccupare, trovi tutto su YouTube e poi ci sentiamo, perché qua di live ne facciamo altre, signori. Va bene, dai. Bella.